qua è arrivata l'ora della merenda, ma è arrivata anche l'ora di farmi vedere e di salutarvi. Benvenuti in un nuovo vlogmas. Quest'oggi è giorno 13, voi sicuramente il 15-16 lo vedrete anche in questo vlog. Ragazzi, siamo al 13 dicembre. Comunque volevo fare merenda insieme a voi e volevo provare una super novità in casa Kellogg's Protein. Sono delle barrette proteiche, io appena le ho viste, a parte che, in verità, nello scaffale le ho prese alla coppa, all'incirca le ho pagate, se non erro, 2,49 € a confezione, e per il prodotto in sé a 2,49 € è veramente un prezzo giustissimo, anche perché all'interno ce ne sono 4, poi dopo le andiamo un attimo a vedere nel dettaglio. Parliamo comunque di barrette di frutta secca, hanno il 23% di proteine, con frutta secca, semi e crema di mandorle ad entrambi, quindi la base è uguale, solo che cambiano un po' gli ingredienti. In questa qui abbiamo il cocco, cacao e anacardi, che sicuramente mi farà letteralmente impazzire. Invece questa secondo me non mi piacerà molto, ribes nero e semi di zucca. Io spero di... oddio, già lo so che sarà una consistenza morbida. Una parte di me però spera in una consistenza un pochino croccante, ma sarà morbida, già lo so, però mi andava di provarla, anche perché il prezzo comunque non era eccessivamente alto, 2,49 € alla fine, se è un prodotto valido non è niente, anche perché all'interno ce ne sono 4 in ogni confezione, e secondo me è un ottimo snack sia a mattina a colazione, se andate di fretta, quindi non riuscite a prepararvi la colazione ma volete mangiarvi comunque qualcosa di sano e bilanciato, oppure a merenda, una merenda veloce. L'ho trovata alla coppa e devo dire la verità che hanno subito attirato la mia attenzione. Mo c'erano tante barrette, tanti pack diversi, tanti colori diversi, ma loro, appena l'ho visto, ho detto: oh mio Dio, oddio, qualcosa di proteico, non lo devo prendere. Ho detto vabbè, lo prendo, così non voglio fare un video recensione solo su di loro, lo inserisco all'interno di un vlog, così anche da provare qualcosa di nuovo e di diverso. Io direi di partire da questa qui, che secondo me piacerà molto, poi l'azzurro sapete è il mio colore preferito. Allora, ogni barretta è da 28 grammi e come calorie, quindi valore nutrizionale, hanno 118 calorie, 4,5 grammi di grassi, 12,9 grammi di carboidrati, 4,5 grammi di zuccheri, fibre 1,6 e proteine 6,4. Ovviamente parliamo di un prodotto proteico al 23%. Wow, che bella! Si presenta così, veramente buona. La mela si sente molto, il cacao non tanto, devo dire la verità, ma il cocco, gli anacardi e la mandorla è spaziale. Buona. Il cocco si sente veramente tanto, ovviamente dopo questa me la finisco. Andiamo di qua, ribes nero e semi di zucca. Guarda, secondo me forse anche questo può essere buono, però non lo so. Un po' per questo ribes nero principalmente. Ovviamente è ricco di proteine, ricco di fibre, senza aromi né conservanti artificiali. Comunque per 28 grammi hanno 122 calorie, 4,5 grammi di grassi, carboidrati 13, zuccheri 5 grammi, fibre 1,8 e proteine 6,4, quindi come valore siamo lì. È un prodotto vegetariano, c'è anche il simboletto che certifica. Vedere alla fine vinci proprio tu. Wow, mi piace tantissimo. Proprio questa per me è bella croccante. Ad essere buone, sono buone entrambe, cioè sono veramente ottime. non so scegliere la mia preferita, perché questa mi piace, quella mi piace, non lo so, questa è buona proprio, veramente. Allora, i miei dubbi, sicuramente per il ripes dentro che ho. Sentiamo di nuovo questa. Questa è al cacao, quindi capi per diamante, un pochino di cioccolato e così. Ricorda tanto le mandorle caramellate, forse perché all'interno c'è la crema di mandorle, il cacao, mi ricorda tantissimo le mandorle caramellate. Quest'altro qui invece ha un gusto molto più neutro, molto più delicato ed è un pelino un pochino più croccante. Sono entrambe buone e quindi mo io non so, cioè proprio fatto bene, sinceramente. Trovo in difficoltà perché quanto possono essere due prodotti dello stesso marchio simili sono completamente diversi, cioè tutte e due hanno due sapori, lettere completamente diversi, quindi se io mi dovessi trovare al supermercato tutti e due davanti non so quale acquisterei, sinceramente forse li prenderei entrambi. Spenderei questi 5 euro e li prenderei entrambi e almeno così non mangio sempre la stessa barretta. Non lo so, sono sincera, perché uno mi piace perché mi ricordano proprio le mandorle caramellate, forse questa mandorla, questo cocco, questo cacao. L'altra mi piace un pochino la croccantezza perché è leggermente più croccante, mi piace che si sentono i semi di zucca e quindi io non so decretare il vincitore. Quindi nel dubbio, secondo me, prendeteli entrambi oppure andate un po' a vostro gusto, ecco. Sinceramente sono rimasta molto soddisfatta, prodotto che riacquisterei tranquillamente, quindi Kellogg's, complimenti, ti sei fiondato anche tu in questo mondo, mi fa piacere. Quindi noi ci vediamo poi direttamente questa sera con la cena. Era una cena abbastanza easy, farò quei, come si chiamano, tipo spinacini, non mi ricordo, con formaggio fuso dentro, che sono vegetariani, sì, sono vegetariani della, non mi ricordo neanche il marchio, quelli là che abbiamo preso nel vecchio svuota la spesa Aerospin. Quindi stasera mi mangerò direttamente quelli e ci vediamo direttamente questa sera con la cena. Li farò in forno, mi sembra 10-15 minuti in forno, 10 minuti a 180 gradi e quindi ci vediamo direttamente stasera con la cena. Mi siedo nella mia solita postazione che non è il gabinetto, ma sto seduta sulla vasca. Allora, che dire, me li aspettavo molto più buoni. Devo andare a rivedere il video dell'anno scorso che feci per una settimana, mangio per una settimana solo cibo vegetariano. Devo andare a vedere perché ricordo che io le mangiai ed erano strepitose, però non ricordo se erano queste o erano qualcun altro, perché mi ricordo che le feci con le patate, ma mi ricordo che erano, erano buonissime, ma per un periodo di tempo, quasi un anno, ogni qualvolta che andavo da Aerospin non le trovavo, quindi io quando le ho viste ho detto, oddio sì, sono queste, sono buonissime, però non erano, sì erano buone, ma non erano buonissime come le altre. Quindi sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio, oppure di riassaporare di nuovo quel sapore, non lo so, però devo andare a controllare perché ultimamente sto riscontrando che ho cambiato tanti gusti, nel senso che prima tante cose non mi piacevano, ad oggi sì, non lo so perché, quindi devo andare a rivedere, infatti dopo chiudo qua e vado a rivedere perché mi devo togliere un attimo questo dubbio. Comunque sì, erano buone, ma mi aspettavo qualcosa in più, però non sono male. Quindi nulla, io spero che questo vlog molto breve vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!